direttore, il claim della, su cui si è basata quella strategia della Regione Puglia è radici e ali, e da oggi qui parte un progetto, riparte un progetto internazionale da Monte Sant'Anna. Va avanti un progetto di valorizzazione di questa città dei due siti UNESCO, percorso straordinario, e la parola percorso viene proprio bene in questo contesto. Ho provato emozione nel vedere nella guida della Via Francigena nel Sud, che è stata presentata soltanto qualche giorno fa a Milano, alla Fiera Fa la Cosa Giusta, e prima ancora la BIT, la guida della quale Monte Sant'Angelo rappresenta la tappa centrale del percorso francigeno pugliese. 900 chilometri che partono da Roma e scendono giù senza soluzione di continuità fino all'Euca, una conquista straordinaria, e al centro Monte Sant'Angelo, la metà di questo percorso in Puglia. Monte Sant'Angelo come luogo di attraversamenti, luogo di incontro, luogo nel quale adesso queste ali che sono alle mie spalle, che sono il prodotto artistico di una grande street artist internazionale, aggiungono quell'elemento di internazionalizzazione che era partito con quell'accordo straordinario tra i siti micaelici, a partire dalla, come dire, trasferta a Mont-Saint-Michel, che oggi, dopo un percorso faticoso ma straordinariamente fruttuoso, vede Monte Sant'Angelo collocarsi e riprendersi quel luogo e quella centralità regionale, nazionale e internazionale che merita, e sulla quale potremo costruire una prospettiva e un futuro di rilancio e di valorizzazione del territorio, che vedrà il Gargano al centro di quella diversificazione dell'offerta e del prodotto turistico-culturale, che sarà la grande strategia sulla quale la nuova politica del turismo e della cultura pugliese ripartono per il ciclo di programmazione 2021-2027. Sotto la protezione dell'Arcangelo Michele e di quest'altra straordinario gemellaggio, che vede non per caso l'icona dell'Arcangelo Michele di Kiev che dialoga con l'icona dell'Arcangelo Michele della Basilica di Monte Sant'Angelo.